Intanto l'ammalato psichiatrico per definizione non ha spesso coscienza della sua patologia perché si ritiene normale, sappiamo tutti la differenza fra nevrosi e psicosi, cioè un nevrotico con crisi d'ansia sicuramente ha percezione della sua patologia, può anche per carità autonomamente andare a un pronto soccorso per una crisi d'ansia, questo senza dubbio, ma l'ammalato psichiatrico, detto appunto psichiatrico, non va al pronto soccorso da solo, se non accompagnato dai parenti, ma per essere accompagnato dai parenti vuol dire che ha una manifestazione abbastanza grave della patologia con delle esacerbazioni, anche con crisi violente, per cui la famiglia si preoccupa e naturalmente, possibilmente nelle ore serali, lo manda al pronto soccorso o casomai si chiama un TSO, questa è la cosa più verosimile da poter dire. Però se ciò accade, se la statistica ci dice che i pronto soccorsi vengono affollati da questo genere di persone, noi possiamo postulare due aspetti. Uno, che l'ammalato sia uno psichiatrico già codificato, in preda a una crisi importante, ma questo vuol dire che non è stato ben curato da prima. Due, che si tratta di eccessi di maleducazione, di violenza, per cui si sfonda poi verso gli aspetti borderline della violenza e quindi anche degli aspetti psichiatrici in qualche modo, quindi in una crisi accessionale esplosiva di una persona che non si è mai appresata come psichiatrico, chiaramente se ha delle manifestazioni importanti di violenza oppure si sente spesso nei pronto soccorsi, questo mi riferisco alle aggressioni che non sono certamente da persone normali, questo ben inteso, ma se focalizziamo l'attenzione squisitamente sull'ammalato psichiatrico, ripeto, non è un ammalato che dice ora decido, mi faccio una passeggiata, vado al pronto soccorso perché sto male, questo lo può fare casomai l'ansioso, in preda a una crisi di panico può anche succedere, la persona ha coscienza della propria patologia e quindi si rivolge direttamente. L'ammalato psichiatrico non lo fa, viene, e quindi questo vuol dire che viene accompagnato, come vi dicevo prima. Resta il sospetto se effettivamente questa persona sia ben orientata nelle cure e se la società mette a disposizione dei presidi corretti per la sua cura. Spesso però c'è da dire che negli ambulatori, datisi gli orari diurni, poi se uno sta male nottetempo o sta male nel pomeriggio, chiaramente dice io non è che me ne vado al centro di salute mentale perché ha un orario ben definito, questo è anche giusto, è corretto dirlo. Probabilmente c'è molto da modificare anche nell'aspetto delle cure, e soprattutto dell'attenzione, non tanto delle cure in quanto tali perché esistono, dicevo, però nell'attenzione delle cure stesse. La soluzione non è semplice perché non sono semplici le patologie, soprattutto a indirizzo psichiatrico. Noi sappiamo che partendo dal livello del disagio psichico, per passare alle fasi medie dei disturbi comportamentali, a quelli gravi del pensiero, di destrutturazione del pensiero, della logica, del linguaggio, abbiamo anche delle stadiazioni cliniche diverse. Una cosa che va sottolineata è che a valle del problema, vale a dire l'approccio medico nel centro di salute mentale o la cosiddetta, fra virgolette, emergenza da assimilazione al pronto soccorso, hanno le loro premesse in una serie di situazioni che molte volte sfuggono al vero controllo di tutti. Quante volte la prevenzione è figlia di una cattiva osservazione? Di un cattivo approccio anche negli aspetti relazionali. Quindi il mio punto di vista, sono neurologo, mi occupo anche di tematiche neuropsichiatriche, la prevenzione e il modo di trattare questi soggetti,
sia in ambiente familiare, sia nel sociale e poi nell'ambiente medico, è quello che deve mettere tutti in condizione di capire che non è il luogo di approdo l'edificio dell'igiene mentale con i suoi ambulatori o il pronto soccorso per le cosiddette emergenze. È un insieme di collaborazioni, una catena di collaborazione che dalla famiglia al medico di famiglia, agli ambulatori, alle sedi istituzionali specialistiche, deve portare tutti in tempo rapido ad avere la documentazione pronta affinché si valuti un disturbo. Il raccogliere l'anamnesi di un malato psichiatrico anche in ambiente di pronto soccorso, per quella che è la situazione che lo contestualizza, non è mai facile. A volte anche i familiari oppure gli accompagnatori occasionali, affettivi, quelli a tutoraggio, incentrano la loro esposizione su argomenti importanti sì, ma che non sono la premessa importante dell'inizio della crisi che li ha portati al pronto soccorso. Quindi una cosa importantissima è la catena, come la posso definire io, di collaborazione e di interscambio di notizie affinché i medici in ogni sede istituzionale possano intervenire. A volte le notizie si raccolgono in maniera frammentaria, a volte si focalizza un aspetto comportamentale di tipo B come se fosse un aspetto comportamentale di tipo A e non si tiene conto anche delle cosiddette situazioni accessorie. Le situazioni accessorie possono essere anche multisistemiche. Noi sappiamo che ci sono manifestazioni comportamentali, manifestazioni di disturbi depressivi, di disturbi relazionali, con le quali concomitano malattie sistemiche, vale a dire malattie di altri apparati e organi, perché tutti sono convinti, o c'è perlomeno la convinzione in molti, che un ammalato psichiatrico è psichiatra e basta, poi ha il fegato perfetto, il cuore perfetto, non c'ha dismetabolismi lipidici, glicidici, può non avere anemia, può non avere disturbi della tiroide e così via. Ma tutto questo che cosa produce? Produce che si va allo psicofarmaco con l'utilizzo fine a se stesso e magari quel signore ha avuto una crisi ipoglicemica che l'ha obnubilato, un rialzo pressorio improvviso. Non è che c'è l'equazione malattie psichiatriche uguale ad assenza di altre patologie in altri organi. Quindi questa mia esposizione deve rendere tutti edotti che la catena, come la definisco io e lo ripeto, delle informazioni fra ambiente familiare, gli ambienti cosiddetti di sostegno, il medico di famiglia stesso che ha un onere particolare nel capire dove c'è un soggetto con patologie psichiatriche, che il suo impegno anche per verificare i controlli specialistici deve essere particolarmente incisivo, perché concludo dicendo che il medico di famiglia non può limitarsi a dire portatelo a controllo psichiatrico, deve verificare se effettivamente questo controllo è stato fatto, se i controlli di questi malati avvengono con le cadenze indicate e stabilite dagli specialisti, altrimenti ci riduciamo in un ping pong, centro di salute mentale,
chiuso, B, IEMO in siciliano, IEMO pronto soccorso, tutti accompagnati con una corsa di gente che a volte dimostrano che gli accompagnatori, loro malgrado, sono più agitati dei malati che devono essere in quel momento trattati.